Dottore Francesco Laraia, neoeletto presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti Interprovinciale di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Per questo mandato cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che la creazione di un ordine professionale autonomo rappresenta una conquista, un grande traguardo per noi fisioterapisti, non solo per gli esercenti della professione, ma anche per tutti i pazienti che al momento sono in grado di identificare e conoscere meglio la figura del fisioterapista. Differentemente da cosa succedeva invece in passato, dove eravamo all'interno di una commissione multialbo con i tecnici sanitari di radiologia medica. La creazione di un ordine professionale autonomo è un grande successo. Grazie alla nostra casa comune siamo più facilmente identificabili non solo dai cittadini ma anche dalle istituzioni. Il nostro sito internet FNOFI, Federazione Nazionale dell'Ordine dei Fisioterapisti, ha una voce dedicata che si chiama Albo Web, all'interno della quale è possibile fare una ricerca per nome e cognome per poter identificare un vero fisioterapista, perché specifichiamo che l'abusivo non è soltanto il non fisioterapista che pratica la fisioterapia, ma allo stato attuale è anche il fisioterapista che non è correttamente iscritto all'ordine professionale autonomo, dunque non è provvisto di un numero di iscrizione. Qui in Calabria sicuramente, non solo nella mia interprovincia ma immagino anche nelle altre due province, quella di Reggio Calabria e quella di Cosenza, il ruolo del fisioterapista non è ancora del tutto conosciuto. Molto spesso i pazienti confondono il fisioterapista con quello che è il vecchio massaggiatore, senza sapere che col passare del tempo la fisioterapia è andata sempre più incontro ad un processo di specializzazione, di settorializzazione alla pari poi di altre branche mediche. Io vorrei approfittare per salutare i membri dell'ufficio di presidenza, il dottor Salvatore Venuto in qualità di vicepresidente, la dottoressa Chiara Mazza, il segretario, la dottoressa Rosaria Rizzo, il tesoriere, e i consiglieri il dottor Filippo Fuduli, il dottor Giuseppe Palazzo, il dottor Agostino Marrella, la dottoressa Maria Teresa Inzitari e la dottoressa Rosaria Celia. Siamo convinti di poter fare la differenza. Al momento c'è tanto bisogno di far conoscere la nostra professione e i colleghi si aspettano molto da questo consiglio direttivo e siamo sicuri che con l'aiuto e il sostegno di tutti loro riusciremo a fare un buon lavoro.